John Borno, ragazzi, pochi cazzi, in collaborazione con Zanzara de merda, in collaborazione con Io mi chiamo Roma, tu no, 5, le pagelle di Frosinone Roma, 1 a 2. Prima di iniziare volevo però avvertirvi che questa settimana, purtroppo questo giovedì, non uscirà nessun Leggiamo i commenti dei tifosi da Lazio. No, raga, vi sto per culà. Non vi buttate dal ponte da riccia, per favore, che poi mi pare senti in colpa. Stavo solo scherzando, ti pare che questa settimana non uscimo. Dopo questa i laziali, mamma mia, che hanno detto. Ma partimmo, va. Vi ricordo solamente che Frosinone Roma è stata proprio una partita da banca. E non si scordava mai che so di me da Roma, è normale che si fa l'autogol. Sento puzza di mafia di Boston. Scrubs. Al primo tempo fa una parata che ho cacciato tutta la TV da cassone dell'84 e mi è diventato un plasma. Ma l'ho notato solo io che coi piedi ce pia più lui di Dumbia. Batteman. Digne. Ce l'avete voi in terzino carto quanto è il pisello di Barbo? Ma lotta come uno stronzo. Guerriero. Rudiger. Mi devo complimentare con lui. A inizio partita tutti si domandavano: ma chi è sto nuovo acquisto da Roma? Ma è destro o mancino? Complimenti per la tattica che liscia costantemente il pallone per non rivelare a tutti qual è il piede suo. Ganzo. Manolas. Ogni tanto gli parte l'embolo e comincia a dribblare tutti, manco fosse mi affivano avanti in modalità principiante. E chi non se lo ricorda? Ghetto, ciao! Ore non i bei, ore non i dimmi, ciao, wow, ghetto, ciao! Vabbè, basta. Spazzela! Florenzi. A una certa ti e becca l'incrocio mentre si tiene dritto su un piede. Aerodinamico. De Rossi. Inizia la partita che marca Giovanni e la finisce che marca Rudiger. Confuso. Keita. Segna il gol della vittoria contro il Leverkusen e a Lazio lo toglie dal mercato. Ah no, scusa. Ah beh, mo finalmente abbiamo capito. A Garcia gli piace la mazza nera, Love Story. Iago Farke. È lui l'uomo scelto da Banga per far l'autogol al romanista Soddimo. Complice. Totti. Amen. Dzeko. Nel primo tempo litiga col preservativo che c'ha in testa e si lamenta perché se l'era messo perché pensava che gli copriva dal sole. Poi Garcia lo toglie. Non gliela faceva a togliere Gervinio. Isacco. Iturbe. Tira una punizione che mi sfonda il vetro di camera mia. Mortacci, Suar. 92esimo schiaffa dentro una rabbia infinita. Save Iturbe. E per evitare denunce di razzismo, perché noi, non se famo mica manca niente, pure le pagelle bianco sbiadite. Voglio ricordarvi però che la Lazio questa settimana ha vinto. Quindi lo dito, non verrà contestato. Se vediamo giovedì. Marchetti. Romantico all'iniziativa di farlo giocare con la divisa completamente rossa in onore della squadra che rappresenta la città e che da più di 100 anni ospita la Lazio. Onesto. Basta. Con la chioma dorata, bagnata, è di una bellezza sconvolgente. I capelli fradici mettono in risalto le fantastiche orecchie utilizzate da Skype e fa più a meglio la linea. Segnale. Maurizio. Entra in campo che c'ha le mani sporche di olio del Big Mac e il panino poi se lo spara a metà primo tempo. E se vede. Poldo. Oedt, il Pokémon, il gufetto. Messo lì dietro con due fari da stiro che gli hanno montato al posto di piedi, dallo stesso senso di sicurezza della bicicletta mia che ho vinta la fiera da riccia a pesca. Sicuro. Radu, settimana scorsa avevo citato la piazzola di parcheggio che c'ha in testa, ma mi sbagliavo. Non si sta a far costruire un parcheggio sulla capoccia, ma lo stadio nuovo da Lazio, stadio delle Aquile. Lulic, pietra betoniera carica di cemento e fate la ruzzola giù da un dirupo. Se danduno. Parolo, all'intelligenza tattica del comodino mio. Compensa qua la gradevolezza dei boccoli al vento quando corre. Trilli, campanellino. Cataldi, utile come un no grazie al lavavetri che aspetta le macchine che si fermano al semaforo di fronte a casa mia. O capirà mai che il semaforo lampeggia arancione perché è fuso? Per dire. Candreva, il capitano di questa stagione. Ah no, aspetta, mi dicono si abbia? Anche se oggi la fascia l'aveva Mauri? Poi quando è uscito però è andato da Marchetti, mi sono perso. Keita, ma davvero hanno tenuto? Mauri, e che cazzo, manca il tempo di finire la partita briscola con amici del circolo anziani che si ritrova Pioli aspettarlo fuori per giocare a titolare. Non c'è più rispetto per i pensionati. Ma l'aveva smesso. Matri, doppietta all'esordio come Piola, Van Persie e Ciccio Brienza. Predestinato. Federica Nargi, una doppietta davvero meravigliosa, chi se lo sarebbe mai aspettato. Fa salire la squadra e gioca molto bene. Incassa falli dappertutto. Il primo è arrivato frontalmente, il secondo da di dietro. Tutto fare. E anche oggi finiscono qui le pagelle. Io vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se il video vi ha fatto cacare lasciate un non mi piace. Andate a insultare i laziali.
Buon Shalalala e ci vediamo a un prossimo video. I'm the Trumpster, motherfucker. Ah ragazzi, quasi dimenticavo. Sopra di me potete trovare il mio ultimo video di calcio mercato. Andando verso di qua, il mio ultimo Leggiamo i commenti dei laziali e il mio ultimo speciale. Mentre da questa parte potete iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, andare sul mio profilo ufficiale Facebook, oppure seguirmi su Instagram. Ah, lasciate un mi piace.